Change Challenge. Se vivo di musica e sono qui stasera a parlarvene, è perché la musica mi ha fatto piangere tante volte quando ero un bambino, anche se non capivo se erano lacrime di gioia, lacrime di malinconia, di dolore, di estrema felicità. Probabilmente era stupore per quello che stavo scoprendo di me e del mondo. Sono stato quindi un fruitore di musica curioso e famelico. Nell'infanzia ho giocato sempre accompagnato dal mio mangiadischi e quando avevo il salotto libero mettevo sul piatto un disco di colonne sonore western di Morricone, mentre io trucidavo senza pietà dei cowboy immaginari. Le elementari le ho sfangate dandomi la carica con i Rolling Stones e poi mi sono invaghito del modo di suonare la batteria di Stuart Copeland, batterista dei Police. E nonostante le mie insistenze, una batteria in casa mia non c'è mai entrata. A 13 anni ho rischiato invece di lasciarci le penne, ho preso la meningite in un torneo di pallamano internazionale a Teramo e quindi ho avuto una convalescenza di 3 mesi di estate, in cui non potevo fare niente di tutto ciò che facevano i miei amici, quindi non potevo fare il bagno, non potevo prendere il sole e anche quando uscivo dopo il tramonto non potevo giocare a pallone perché non potevo sudare. Ma avevo un amico più grande che aveva una chitarra e per me suonava in maniera fantastica, conosceva tutte le canzoni che mi piacevano, per cui iniziai da lui, iniziai a imparare la chitarra. E molti anni dopo, quando ero già un chitarrista professionista, vivevo da solo, avevo una casa e sotto avevo un mio studio di registrazione professionale, non cantavo ancora, perché la mia voce era abbastanza così, che avevo un problema di setto deviato e di turbinati ipertrofici. Quindi, mentre ero in ospedale per 3-4 giorni per risolvere questo problema, i ladri entrarono in casa mia e mi svaligiarono tutto, casa e studio di registrazione, mi lasciarono solo i vestiti. Quello che mi dissi è che avevo perso tutto, ma avevo riacquistato la mia voce, finalmente, e inoltre l'ossigeno che per la prima volta schizzava al cervello velocemente mi dava una freschezza inedita. Per cui andai a Dublino con una chitarra prestata e una manciata di canzoni, e da lì inizia il mio percorso che mi porta a quello che sono oggi. Quindi un cantautore, continuo a essere un chitarrista, un produttore musicale e un compositore. Lavoro molto con il teatro, scrivo colonne sonore e poi mi piace invece portare avanti dei format e degli eventi basati sull'incontro di artisti diversi. E con Ilaria Graziano invece ho un duo, siamo entrambi cantautori musicisti, con 3 dischi all'attivo e un'intensa attività live praticamente in tutta Europa, quindi compresa l'Italia, oltreoceano e in espansione. Una cosa che mi capita spesso dopo i concerti è incontrare persone del pubblico che dopo un elogio sentito, commosso, ci tengono a chiudere le frasi con beh, certo, non sono un esperto di musica, oppure per quanto possa valere la mia parola, o addirittura, comunque io di musica non ne capisco niente. Che è un po' come se io, insomma, volendo corteggiare una donna, le dicessi, wow, sei bellissima, cioè, senti, mi batte il cuore, sei meravigliosa. Ma non ne capisco niente di donne e di estetica femminile. Quindi, ecco qua, chi ne capisce di musica? Ha il diritto di parlarne e di dire cosa emoziona? Adesso comincerò un percorso e diciamo a fine speech
darò una mia risposta. La musica, diciamo che accompagna l'uomo da sempre, in ogni latitudine, ogni cultura, ogni grado evolutivo di ogni singola civiltà, la musica sotto forma di canti, ritmi e suoni viene utilizzata in ogni occasione di festa, di rito magico o religioso, di funerale, di aggregazione durante il lavoro, dopo il lavoro, oppure di in condizioni di schiavitù, in condizioni di prigionia, oppure che accomuna persone sotto una stessa bandiera, uno stesso ideale, contro uno stesso nemico, uno stesso flagello. E ho detto utilizzata perché in tutti questi casi la musica è un mezzo, non accompagnamento. E precisamente è il tramite con l'emotività che le circostanza richiede, come se noi fossimo ricoperti da tasti e ogni musica specifica andasse a premere alcuni di questi tasti. Ed è per questo che le messe di ogni religione praticamente nascono come preghiere collettive cantate. In alcune religioni, come per esempio il sufismo, la musica viene talmente identificata come discendenza divina da essere considerata il tramite per l'incontro con Dio. Questa frase è molto potente. Tra l'altro è lo stesso concetto che mi ha espresso un chitarrista che io amavo moltissimo nella mia formazione e che ho avuto la fortuna di incontrare, cioè di seguire in un workshop con lui a Roma quando avevo 18 anni. Lui è un chitarrista americano, si era svezzato da Frank Zappa e lui disse la stessa cosa in maniera molto laica, però è lo stesso concetto. Nel frattempo passano i secoli e nei nostri luoghi di culto si passa dai canti gregoriani alle musichette di chiesa, per cui la catarsi si sposta completamente in altri luoghi. Quindi milioni di persone accorrono da ogni parte del mondo per eventi a partire dagli anni 60 che univano anche per questioni sociali, come che ne so, una protesta per la guerra in Vietnam, oppure per una raccolta fondi a sostegno dell'Africa o di tante altre cose, ma fondamentalmente si celebrava il sacro fuoco del rock and roll. Siamo nel frattempo nel pieno consumismo, per cui, ahimè, anche la musica è un prodotto. E fin qui. Ma col cambiare della vendibilità, praticamente, di un prodotto, il focus passa dalla musica agli artisti, dagli artisti all'immagine degli artisti e dall'immagine degli artisti a come fare perché si parli dell'immagine degli artisti. Nel frattempo le musiche più potenti vengono mandate nelle serre per far crescere meglio piante e frutti e pare che i risultati siano almeno di un 150% di incremento. E nelle stalle per far fare più latte alle vacche. Sappiatelo che in vetta alle classifiche bovine di tutto il mondo pare ci sia Mozart. Ok. Adesso è arrivato anche il turno vostro. Avete aspettato un po', ma c'è anche il turno vostro. Nel senso che faremo un esperimento, faremo qualcosa insieme. Che, insomma, nessun panico, non è un provino, non vi devo portare in tour, non sarete giudicati per quello che farete. E non dobbiamo ottenere nessun miracolo, insomma, so che non siete cantanti professionisti, ma un risultato lo dobbiamo ottenere. Dobbiamo fare qualcosa insieme e sentire di fare qualcosa tutti insieme, di andare comunque in risonanza, sentire un po' questo tipo di vibrazione. Io inizierò cantando una nota con il suono della U, dopodiché voi vi unirete a me pensando una nota che stia bene con la mia, ognuno di voi singolarmente penserà una nota che sta bene con la mia. Quindi qualcuno può anche fare la mia stessa, però
sentitevi liberi, fantasia, e relax. Quando finisce il fiato, ispirate e riprendete con la stessa nota. La nota è questa. Tutti insieme adesso. Non vi fermate, andate avanti. Ok. Avete fatto tutti la mia nota. Ok, adesso lanciatevi, lanciatevi in qualsiasi altra nota che secondo voi sta bene con questa. Non vi fermate, adesso trasformiamo questo suono in un suono di A. Non vi fermate, adesso vi faccio 3, 2, 1 ora e voi cambiate nota in maniera random e assolutamente istintiva. Però dovete continuare a fare quelle cose. Ok, ultimo passaggio, adesso passiamo alla lettera I. Ok, stop. Comunque, qualcosa è uscita, qualcosa è uscita, è già comunque un'atmosfera di una diversa vocale, cambia tutto, insomma. Ok, fine. Adesso faremo qualcosa invece di più strutturato, perché sono qua anche in veste di cantautore, per cui canterò una mia canzone di qualche anno fa, che è la storia di un uomo che torna dopo tanti anni dalla sua lei, insomma da una lei. Non la trova particolarmente accogliente. Vi passerò una melodia che voi farete dall'inizio alla fine della canzone, se no mi lasciate da solo, insomma, che pure va bene, però lo scopo è fare qualcosa insieme. Che la melodia fa così. Non ci credo neanche più, questa è la mia storia, fai tu la storia di un uomo che viene da lontano in cerca di una donna, chiederle la mano. In cima alla città, al limite del bosco, accanto al fiume c'è una casa che conosco. Busso a quella porta, soglia del passato. Un'ora di insulti ancora non sono entrato. Le cose si sistemano se uno vuole. Sì, lo so, suona come una preghiera. Chiedo di farmi restare qui per questa sera. Restare, ho fatto a meno del tuo amore. 9 lunghi anni sono rimasta ad aspettare. Ogni giorno ho preso un pezzo del mio cuore, l'ho sotterrato ed è sbocciato. La pianta è cresciuta e ha rovinato l'orto. L'albero di mandorle adesso è morto. I fiori sono neri, i frutti sono amari. Non serve più a nessuno qui che tu rimani. Se i frutti sono amari, li penderemo cari. In quanto ai fiori non ci sono.
servono colori. Fammi restare, mi farò amare. Questa è la parola di un uomo d'onore. Oh, oh, oh. Ah, oh, oh, oh. Alla tua parola tante volte ho già creduto. Sei ritornato e poi sparito. Prendi la tua strada che oggi non mi incanti. Stammi lontano e affoga nei rimpianti. Stammi lontano. Del mio posto. Molte grazie, vi faccio una conclusione breve del mio discorso, io credo che nello stato attuale delle cose si sia perso un legame con una parte fondamentale della musica e delle sue potenzialità, e questo ha portato a contribuisce notevolmente al deficit di spiritualità del mondo occidentale di oggi. Ha allontanato un po' l'uomo dal proprio sé, dal conoscere la propria mappatura emotiva e quindi anche a una conoscenza collettiva. Per cui il mio appello e di approfittare della musica, che comunque è qualcosa che ci appartiene. Sono un'infinità di linguaggi da cui attingere e da cui prendersi tutti i regali che essa può fornirci. Oggi paradossalmente è più difficile andarsi a trovare un certo tipo di musica differente, nel senso che il 90% delle cose trasmesse da radio, televisioni e playlist sul web, vanno a coprire quei tre tasti che sono sempre gli stessi. Per cui noi abbiamo tantissimi altri tasti che l'uomo è capace di attivare con i suoni. E quindi questo. Ecco, rispondendo alla domanda iniziale, la musica non è per un'elite di ascoltatori acculturati, può essere un percorso. La musica esiste perché è parte della vita dell'uomo e la sua funzione sociale è fondamentale prima ancora di essere un prodotto culturale. Vi lascio dicendovi che pensare alla musica semplicemente come intrattenimento è come avere Shakespeare, Dante e Omero e fargli aprire bocca solo per raccontarvi una barzelletta. Molte grazie. Change, challenge.